Mi era piaciuto molto, in realtà avevo imparato tantissime cose da quell'esperienza. Anzi, magari metterti a volte a livelli proprio della natura, riesci a essere anche più umile su alcune cose, no? Eccoci arrivati nella quarta, mi fanno segno della regia, è la quarta puntata di questa seconda stagione di Umano, un podcast che parla di persone che hanno inventato, creato il lavoro dei propri sogni oppure, accanto ad un lavoro apparentemente normale, hanno creato qualcosa di straordinario. Straordinaria in realtà è l'impresa di queste due persone. Oggi è la prima volta che intervistiamo, attenzione, una coppia, quindi ho due volti davanti a me, non solo uno. Non c'è bisogno di fare altre presentazioni, si presenteranno qui loro, ci spiegheranno cosa hanno fatto. Chiara e Luca Medolago. Ciao! Voilà. Tutto a posto? Tutto bene? A posto, bene. Te... Benissimo, Mi sono un po' siamo agitato ad essere. È perché strano. due contro uno stasera. Ce la giochiamo, dai. Ok. Io vi ho invitati qui perché voi avete iniziato una nuova attività, avete aperto un'azienda agricola, poi mi correggerete se ho sbagliato. Quindi niente, vi faccio raccontare la vostra storia. So chi dei due vuole partire per primo e mi spiegate in realtà un po' come siete arrivati a questa cosa, dato che, a quanto ne so, nessuno dei due arriva da questo mondo. E quindi, cioè, vi siete svegliati una mattina adesso, guarda, proprio voglia di andare a A fare. Zappare. Ok. No, in realtà è una cosa che viene. Ognuno c'ha i suoi perché, Ok. ovviamente, ma per quanto mi riguarda è una cosa che viene da lontano. Cioè, parecchi anni fa io già ho avuto un'esperienza con un amico. Mi ero cimentato nell'attività apistica. Ok. E Eri diventato un ero apicoltore. diventato un Ok. apicoltore pazzo, furioso. E niente, mi era piaciuto molto in realtà. Avevo imparato tantissime cose da quell'esperienza. Anzi, magari metterti a volte a livelli proprio della natura, riesci a essere anche più umile su alcune cose, no? Sì. Ok. Poi ho mollato, ahimè, perché non riuscivo a stare dietro col lavoro e c'erano tante cose in gioco. E ho mollato. Si è ripresentata magicamente l'occasione Ma dopo infatti, tanti anni. perché cioè, arrivi da un lavoro totalmente diverso, nel senso non è un lavoro a contatto con la natura. No, decisamente no. Però appunto questo, chiamiamolo così, richiamo della natura ti aveva portato anni fa a intraprendere quella strada e poi dopo a un certo punto Sì, è beh, anni cambiato fa in realtà qualcosa. è stata una cosa proprio casuale, c'era questo mio amico che lo faceva, io parlando con lui era saltata fuori, bene, e siamo partiti a fare quella roba, poi come dicevo è rimasta lì dopo qualche anno, ma personalmente è sempre rimasta quella voglia di fare, ci saranno anche le app tra un po' di tempo. Ah, ok, dopo ci arriviamo. Invece tu, Chiara, anche tu arrivi da un percorso diverso da quello del mondo agricolo. Sì, in realtà totalmente. Ok. La voglia di fare qualcosa di diverso c'è sempre stata, avendo fatto lavori prevalentemente sempre al chiuso, l'ho vissuta come limitante questa cosa, la voglia invece di stare molto di più all'aperto, staccarsi da degli orari in un certo senso fissi. Ma poi proprio la voglia di stare in mezzo alla natura, cioè secondo me prevalentemente è quello, il ritmo che ti dà la natura è una cosa totalmente diversa rispetto al ritmo che la maggior parte delle persone percorrono con il lavoro, diciamo, normale. Certo, ma anche, in realtà anche la natura ha i suoi tempi e orari, cioè non è Esatto. molto clemente, penso, sotto quel Sì, punto. esatto, a volte anche peggio, è vero. Però certo, è sicuramente Sì. diverso da una persona che fa, che ne so, 9-18. Esatto, sì. E quindi si è presentata. L'idea secondo me c'è sempre stata un po' in tutta la nostra famiglia, cioè il sogno c'è sempre stato, ma l'abbiamo sempre avuto un po' lì. Teniamolo nel cassetto che non si sa mai.
Anche perché forse l'occasione più grande era quella di trovare il terreno, che non è esattamente così semplice trovare un terreno che abbia le qualità che ti interessano. E nel momento in cui si è presentata quell'occasione, e da lì hanno iniziato a muoversi un po' tutti i tasselli, e abbiamo iniziato anche noi a crederci in modo un po' più serio, perché un conto è parlarne, un conto poi certo, muoversi e farlo. Chiaro. Ma tra l'altro mi chiedevo, dato che appunto non venite da questo mondo, a un certo punto, cioè banalmente mi faccio, perché me lo sono chiesto un po' di volte, no? Ci conosciamo da tanti anni, però a un certo punto mi sono detto, ok, hanno avuto questa idea, però come fa uno a dire, ah, e adesso compro un campo, come dicevi tu, ok, ma quali che caratteristiche deve avere? Cioè, non penso, io ho cercato un po' di in giro, banalmente su immobiliare.it non c'è scritto campo agricolo con queste caratteristiche, capito? Cioè, se ti va bene trovi campo, e poi c'è magari un prato con sotto un cemento alto così, cioè, generalmente in pendenza. È un problema, capito? E quindi, cioè, come si fa a fare questa cosa? Non troppo nel dettaglio, però per avere un'idea, no? Come... Mettiamola così, è un po' come cercare una casa, ok? Okay. Devi sempre trovare un compromesso, non esiste la casa perfetta. Io almeno questo ho vissuto, magari no, qualcuno l'ha trovata. Sicuramente. Esatto. Ci sono, grazie mille, caro. ci sono tante caratteristiche in realtà che si tengono conto. Una era anche, per esempio, avere un posto poi dove magari i miei staranno ad abitare, dove comunque creare non solo una realtà agricola, ma chiaramente anche un posto che andare a gestire un fondo non abitando lì è folle. Okay. Per fondo, vabbè, si intende un campo, esatto, è okay. Abbastanza impegnativo, cioè certo. Nel senso mezz'ora avanti, mezz'ora indietro, due volte al giorno, certo. Due volte al giorno. Dipende anche dove abiti tu, nel senso se abiti a 5 minuti dal campo un conto, se abiti un po' più lontano esattamente, se uno vuole fare in proprio invece quell'attività è abbastanza logico che debba essere vicino, debba star lì a, almeno una persona. Che siano i miei, che sia lei, io non so ancora cosa voglio fare della mia vita. Però... questo è un altro, chiaro, certo. E invece per la parte, diciamo, più pratica, perché anche lì, sempre domanda che mi sono fatto, ok, bello, adesso che ho il campo, in cosa realtà, facciamo? Abbiamo iniziato a formarci, nel senso, a okay. studiare, come tutte le persone normali, quando vuoi fare una cosa nuova e non conosci, studi. Cercando, nostro papà ha trovato questi ragazzi che pubblicizzavano i loro corsi e spiegavano che appunto era fattibile coltivare in modo naturale e così via, e abbiamo detto vabbè, facciamo una consulenza, vediamo certo. cosa ci dicono, come va. Abbiamo provato, ci hanno convinto e da lì in realtà abbiamo iniziato a studiare, perché poi praticamente ci sono dei videocorsi. Come un'università online. Come se andassi all'università praticamente, esatto, il concetto è lo stesso, solo che ti basi su cose magari un po' anche teoriche ma anche pratiche, quindi hai un po' di tutto, se ovviamente hai bisogno ci sono, e siamo partiti così in realtà. Sì. Ok, ma tra l'altro voi non avete preso, adesso io non ho idea di quanti... quanto sia grande un campo medio di una persona media che compra una cosa del genere, però nel senso, quando sono venuto da voi, la prima cosa che ho pensato è detto, cavolo, ma è grande, cioè nel senso, perché altra domanda mi sono detto, ok, siete voi, ci sono appunto anche i vostri genitori a darvi una mano, però alla fine sono quattro persone e cavolo, il campo è davvero grande, e anche lì è normale partire con un campo del genere, oppure è stata un'occasione e era la cosa giusta da fare, si è fatto, cioè non anche quello, è stata una domanda che mi sono fatto un po' di volte. Ho fatto un sacco di domande sulle vostre attività in realtà. No, è figo. Bene, bene. No, anche quella è una scelta in realtà, sempre dettata dal fatto da cosa una famiglia, anzi più famiglie in questo caso, perché certo. non viviamo più sotto lo stesso tetto, cosa vorremmo fare tutti da grandi, no? La risposta a questa domanda non è così semplice in realtà, perché ci sono tante variabili. Io stesso ho un lavoro che mi piace tantissimo, se riesco mantengo entrambi. Certo. Anzi, sarebbe sì, bellissimo. Sì, sì, no, chiaro. Dipende e sempre quanto, cioè, quanto ti impegna, quanto riesci, chiaro. Esatto.
Ho perso il filo del discorso, però va bene. No, ascolto, mi non nel senso che dicevi che la cosa importante è capire, c'è stata una scelta il fatto di prendere un campo un po' più grande perché dà più possibilità e quindi magari ognuno era un po' più libero di sperimentare o di esprimersi. Bravissimo, in realtà poi dopo c'è stata questa occasione, era un posto anche molto bello secondo me, cioè si dedica anche proprio magari in un futuro ha delle attività per la persona, no? Non solo la coltivazione di questo, la coltivazione certo. di quell'altro, cioè ovviamente sono tutte cose, tutte idee, però questo ce lo permette e avendo avuto la possibilità e la fortuna, perché è così, abbiamo deciso di fare questo passo tutti insieme, è stata una cosa... Un lancio nel vuoto, no, mettiamola certo. così, ma... Beh, io nella mia piccolissima esperienza la cosa bella di questa vostra avventura è il fatto che siate insieme e che siate famiglia, nel senso che quello che ho potuto vivere io in passato è che se i tuoi ti appoggiano è impossibile fallire. Il che vuol dire, questo non vuol dire che non ci saranno delle difficoltà o non ci saranno delle cose che magari possono andare meglio o peggio, ma è un appoggio diverso rispetto a che avere un socio e basta. Perché se hai un appoggio importante... Se hai delle persone che credono in te in un determinato modo, hai anche una spinta maggiore. Sì, c'è cioè questa cosa qui, ho visto che è proprio impagabile e per quel poco che ho visto... sia nella mia esperienza sia guardando voi, effettivamente fa molto la differenza il fatto di essere uniti non solo da un'idea imprenditoriale, un sogno comune, ma avere anche un qualcosa in più, cioè volersi bene davvero come appunto una... Sono una famiglia, penso che possa fare sotto quel punto di vista lì. Quindi è molto molto bello. E invece appunto quindi avete iniziato e... Mi raccontavate poi a microfoni spenti in realtà del fatto che c'è un certo tipo di agricoltura, nel senso che non avete fatto un campo e utilizzato, io non so se è la parola giusta, un'agricoltura tradizionale. Sì, convenzionale. Ok, e che cosa vuol dire, qual è la differenza tra un vostro tipo di agricoltura piuttosto che invece quello tradizionale? Chi deve rispondere? Non so, chi vuole? Se la giochiamo. La risposta è non lo sappiamo. Non è vero. Allora, in realtà, cioè, penso che le differenze siano le lavorazioni. Cerchi di, diciamo, in un certo senso, lavorare il meno possibile il terreno per aiutarlo, per... come posso dirlo? Beh, ci sono nell'agricoltura convenzionale ci sono tantissime pratiche che in realtà vengono usate da 50, 60, 70, 80 anni. Nella realtà dei fatti, ahimè, qua probabilmente se avrai dei commenti di qualcuno sì. che dirà: ma che sta dicendo okay, questo? Questo? Però, ahimè, è così. Ormai ci sono anche dei cartoni animati per bambini che raccontano queste cose. Sembra una barzelletta, ma. Ma è la realtà dei fatti, ci sono delle pratiche agricole che impoveriscono i terreni. Mm. Impoveriscono i terreni, il terreno impoverendo si crea un sacco di danni e crea anche povertà di frutti. Certo, sì, 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 se il terreno è povero immagino che sarà povertà, più difficile. Non intendo magari la quantità, uno, ci sono un miliardo di trucchi per far venire fuori certo. la quantità. Le dimensioni, cioè mi viene in mente l'acquacoltura basta dare un sacco di acqua, dopo c'è delle mele grosse così, bellissime, ma sono di acqua. Esatto. Certo, sì, è chiaro. E... Il concetto è un po' cercare di evitare tutte queste cose, anziché per impoverire i terreni nel corso degli anni, di arricchirli, ok? Si evitano dispersioni di CO2, se entriamo nel tecnico, certo. si evitano tantissime, tantissime cose e appunto si hanno delle materie prime con proprietà organolettiche decisamente superiori, ecco, a quelle. Questa cosa è sempre da fare un po' nel tempo. Certo. Ogni sì, anno parti dal terreno che hai preso e esatto. da lì cerchi di arricchirlo sempre di più, tra virgolette curandolo sempre di più
evitando tutte quelle lavorazioni che sai che alla fine vanno a danneggiarlo e basta, e cioè danneggiano il terreno, ma alla fine danneggiano anche tutti noi. Certo, perché alla fine raccoglierei... non mangiamo, esatto, quindi sì. Raccogliere i frutti che non sono, se più, meno il frutto è buono e più ti stai facendo del male, chiaro? Sì. E parliamo solo di, stiamo parlando di terreno, ma potremmo parlare per ore e ore di prodotti chimici, di sintesi, prodotti per ammazzare un po' tutti gli animaletti, ecco. Certo, mettiamola sì, così, no, chiaro. Che in realtà danno noia a tutti, ma è normale che ci siano, ok? Per cui cerchiamo di trovare un equilibrio, ecco, nella natura, non è semplice, ma si cerca di farlo proprio per arrivare a questa materia prima d'eccellenza, sì, sì, ecco. Chiaro, sì, chiaro, sì. Ho capito. E, invece, appunto, mi dicevi, e siete partiti, cioè qual è la prima cosa che avete, che avete piantato, o meglio, che avete fatto? Nel senso, io mi immagino, non arriva un campo, il campo ovviamente è nuovo, tra virgolette, nel senso che okay, compri un campo e poi a un certo punto hai già studiato, quindi hai una base, sai più o meno cosa devi fare e quindi poi... La prima cosa a fare è tagliare un sacco l'erba. Sì. Ok, prima cosa compri un campo d'erba. Tantissima erba. Ok. Sì. E poi niente. E poi in realtà abbiamo iniziato a fare tutta la recinzione per l'orto, perché ovviamente devi sempre, adesso noi prima o poi dovremo recintare tutto il terreno, perché è tutta da rifare la recinzione. Okay. Nell'attesa abbiamo deciso di recintare le colture che abbiamo iniziato a fare. E quindi le due cose da cui siamo partiti sono fare la recinzione per l'orto e iniziare a fare tutto il lavoro con i cartoni e il compost, che fa parte delle tecniche base. Di lavorazione, okay. Esatto, praticamente prepari, diciamo, la base del terreno per poi coltivare semi e piantine. I cartoni, ma cosa fanno questi qua? Sono matti. Ti ho visto mettere quei cartoni. Io so cosa hai sotto il terreno. Esatto. Tu fai i cartoni. Esatto. No, e quindi poi invece l'altra parte che è molto interessante secondo me è il fatto di avere una visione, avere un'idea. Parlavamo prima del fatto di ok, si parte da un sogno e poi a un certo punto qual è la cosa che cioè nel senso come immaginate anche solo il campo da qua a un po' di tempo, nel senso questa è un'altra cosa che mi sono detto boh, chissà come, perché per esempio io che ne so, se faccio un'attività più pratica, non che non sia pratica, ma nel senso un'attività che tanti conoscono, che ne so, apri un negozio, che ne so, la tua aspettativa magari è quella di avere dei nuovi prodotti piuttosto che delle nuove... E invece su un terreno agricolo che, come dicevamo prima, ha tantissime possibilità, qual è la visione, il sogno, una cosa del genere, sul terreno? È un se si sogno può dire chiaramente, no, quello che si può dire. No, non è vero. Cioè. In realtà le cose che vorremmo fare sono tante, cioè vorremmo mettere gli ulivi, vorremmo mettere il vigneto, gli alberi da frutto, ci piacerebbe appunto, come dicevamo prima, anche fare delle attività, non so, portare i bambini, che è anche quello, far stare a contatto con la natura le persone, fare anche, non so, c'è chi fa yoga all'aperto, quindi nei mesi magari periodi estivi, primavera, così riesci a fare anche quello. Ci sono tantissime cose che si possono fare in realtà e vediamo cosa riusciamo a combinare. Certo. E i vostri invece cosa dicono di questa cosa? Nel senso che... A dirla tutta, la prima volta questa cosa è nata da mio padre, o meglio, è nata da mio padre. Io già ci pensavo, lei già voleva. Mio padre un giorno arriva a spiazza dicendo apriamo un'azienda agricola. No, da nulla! Sì. E gli ho detto, ma sei fuori. Poi è partito convinto. Per cui è stato anche bello, no? Questa... Sì, sì, era magari un filo, era un'idea che in realtà non era solo nella testa vostra o ognuno nella sua, ma effettivamente ce l'avevano tutti. Si è ricondotta alla fine, ci siamo ritrovati tutti lì così. E poi è partita. Che era fantastico. Spettacolo. No, sì, è fortissimo, no, anche perché, ripeto, io sono venuto a vedere il campo ed è proprio una cosa, appunto, l'aria che si respira è proprio quella, nel senso che l'aria che si respira è quella di possibilità,
E soprattutto il fatto che sia un progetto comune, che ci sia una cosa, un'idea comune che appunto va avanti. Quindi quella è una cosa che mi fa molto piacere. L'ultima cosa che invece è la prima in realtà che dovevo chiedervi è: ma com'è che si chiama l'attività, il campo, le cose? Cioè, queste cose qualcuno che ci ascolta possono aiutare. Giustamente. Abbiamo deciso di creare un brand che si chiama In Natura, così quando qualcuno viene a prendere la roba, dove hai preso la roba tu? Da In Natura, anzi okay. Direttamente In Natura. E, battute a parte, è stato difficilissimo trovare un nome, sì. Perché non sembra, ma è difficilissimo trovare un nome per un'attività, ma niente, ci sembrava proprio la cosa molto più... semplice, pulita da usare, certo. Da usare. Sì, siamo partiti da un sacco di nomi, cose assurde, incastri, poi siamo partiti dalla fine, siamo arrivati a quello più semplice e abbiamo detto sì, effettivamente questo è quello che forse ci rappresenta anche di più. Sì. Sì. E avete già iniziato a produrre qualcosa, a vendere qualcosa, non so, cioè, immagino sì. Che chiaramente ovviamente si venderà qualcosa e siete già partiti? Sì, allora vendiamo ortaggi, perché l'orto comunque è partito, lui c'è, facciamo le nostre orto box, in base a quello che la terra ci offre ogni settimana, quindi in base al raccolto, diciamo, si fanno box diverse in base a quante persone ci sono all'interno della famiglia, certo. Quanta verdura si mangia, quindi in base alla richiesta, ai gusti e così via, si compongono queste box e via. Quindi siete già partiti. Siamo partiti, sì, in realtà siamo partiti col passaparola, poi forse è anche un po' il modo migliore all'inizio per farsi conoscere il passaparola. Sì, no, assolutamente. Secondo me sì. E tra l'altro poi appunto vi lasciamo chiaramente in fondo alla puntata, potete guardare, potete trovare tutti i link di Chiara e Luca. E io... Di la verità vi ringrazio tantissimo per essere stati qui, per essere passate dai nostri microfoni e aver raccontato la vostra esperienza. E vi ricordo che appunto questa puntata potete guardarla sia su YouTube, oppure potete ascoltarla su Spotify o su Apple Podcast o su tutte le varie piattaforme di streaming per podcast. E noi ci vediamo nella prossima puntata di Umano. Grazie mille Chiara e Luca, grazie. Di essere stati con noi. Prego, grazie a te. Ciao, buona serata.